Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Prego, grazie a tutti, grazie anche per la forte presenza. Un saluto a tutti i relatori. E brevissime connotazioni di natura tecnica per dire qualche cos'è una fusione. Per dire che in Puglia, salutiamo. Televisiva che ha inaugurato qui, però spostato giovedì pomeriggio a lunedì sera ed è in diretta. Gli ho appena detto dormi un po' di più che ce la faccio. Sì, è vero. Pure io devo chiedere. Dicevo, siamo qui per iniziare un ragionamento partecipativo sul processo eventuale diffusione del comune di Acquario del Capo e di Presicce, premettendo che è da 90 anni che in Puglia non si fa una fusione in comune. Nel 1927 venne fatta in Puglia la prima e unica fusione di comuni tra il comune di Montrone e di Canneto di Barche, estinguendosi diedero luogo alla nascita del comune di Adelfia, di 17.000 abitanti. Adelfia è famosa per i fuochi d'artificio, per le feste patronali e così via dicendo, e questo nome Adelfia deriva dal greco Adelfos, che vuol dire fratellanza. Dunque, 90 anni sono passati e il comune di Presicce e di Acquarica tenta, dopo aver varato all'unanimità due importanti provvedimenti consigliari, di aggregarsi dando luogo a questa fusione di comuni. Che cos'è la fusione di comuni? È in sostanza l'aggregazione, il matrimonio senza possibilità di divorzio, diciamocelo, perché in Italia c'è il divorzio, ma due comuni quando si aggregano e si fondano non si possono più separare, tra due o più comuni con termini contigui, cioè che devono essere per legge attaccati tra di loro, che danno luogo appunto a questo matrimonio stabile previa estinzione dei due comuni preesistenti, in questo caso, o dei due o più comuni preesistenti. Sentite le popolazioni interessate, per forza, non per concessione, perché questo lo prevede la Costituzione, che i cittadini debbano essere sentiti necessariamente, e qualora il referendum nei due comuni dia esito positivo, cioè che si prevalgano sul no, la palla passa alla regione di competenza, in questo caso la regione Puglia, che con propria legge dichiara estinti i due comuni in questione, di Acquario e Presicce, e legifera riguardo alla nascita di un nuovo comune, il cui nome di questo nuovo comune verrà deciso sempre attraverso il referendum. Questo dice la legge. Dunque, mentre l'unione di comuni cui Presicce ed Acquarica già hanno dato luogo viene decisa dai consiglieri, la fusione di comuni viene in sostanza decisa dai cittadini. Questo deve essere un fatto chiaro. Io vengo fresco, lo diceva l'onorevole Palese, da un'esperienza che si è conclusa domenica scorsa in due comuni calabresi, il comune di Corigliano Calabro, 40.000 abitanti, e il comune di Rossano, 36.000 abitanti, che sulla base di un movimento popolare posto in essere da 100 associazioni hanno fatto in modo che la regione Calabria dicesse il referendum che si è tenuto domenica scorsa, domenica 22, all'interno del quale ha vinto il sì, per cui Calabria nasce la terza città calabrese per dimensioni, di 77.000 abitanti, che è più grande del capoluogo di provincia, che è Cosenza, che ha 67.000 abitanti, che stavolta a questo punto per un effetto di trascinamento vorrebbe fondere
si comprende che ha 40.000 abitanti. Quindi sono convinto che in Puglia, dopo un secolo circa, i due comuni, due sindaci, due consigli comunali abbiano già vinto, al di là di come andrà il referendum, perché hanno guardato due consigli comunali, due sindaci di interesse della comunità, perché il comune fuso prevederà, qualora vi sia la vittoria del sì, che ci sia un solo sindaco, un solo consiglio comunale, una sola giunta e quindi la perdita di una poltrona o di uno strapuntino, perché insomma nei piccoli comuni non si può parlare di poltrona, è la nascita di un comune di 10.201 abitanti allo Stato, con tutta una serie di benefici finanziari che non stiamo qua qui a ribadire, che può vedere. La fusione dei comuni in Puglia è stata possibile grazie a due leggi regionali. La prima, che è stata approvata dalla regione nel 2014, e uno dei primi firmatari è proprio il sindaco di Bari, Antonio De Caro, all'epoca consigliere regionale, e successivamente nel 2016 con il presidente Emiliano ad una modifica di quella legge che prevedeva che la raccolta delle firme potesse avvenire anche attraverso i cittadini e non necessariamente attraverso il consiglio comunale. Quindi le leggi esistono, esistono anche le dotazioni finanziarie non utilizzate, adesso bisogna vedere quello che esprimerà la gente. Ma la gente come potrà votare sì o no se non viene informata? Così per sport, no? Allora i due consigli comunali, due sindaci, hanno caricato il sottoscritto anche come rappresentante tecnico del coordinamento nazionale della fusione dei comuni, io sono responsabile tecnico dell'Italia del Sud, di redigere uno studio di fattibilità che tocchi gli aspetti urbanistici, gli aspetti finanziari, gli aspetti del personale e così via dicendo, e metta queste riflessioni su carta in modo tale che tale studio possa essere divulgato attraverso incontri apposti con i consiglieri comunali, con le associazioni, con i partiti, con le parrocchie, e la comunità di riferimento, tanto di Acquaria quanto di Presicce, possa essere informata in modo tale che il giorno in cui verrà stabilito il referendum ognuno possa votare in maniera consapevole. E il sindaco di Acquaria e il sindaco di Presicce non si sono posti l'obiettivo di fare la fusione a forza, ma stanno dando esecuzione al deliberato dei due consigli comunali che hanno detto al sindaco: muoviamoci in quella direzione e ascoltiamo la gente. Tant'è che giovedì prossimo, me lo diceva Riccardo Consellato, il sindaco di Presicce, alle 6:15 vi è la prima riunione delle due commissioni consigliari congiunte, che danno l'avvio all'analisi, allo studio delle linee guida, dello studio di fattibilità in questione, per approvarlo, per ragionare, per emendarlo, per essere informati. E mi auguro che dopo queste riunioni, ecco, altri incontri possano essere aperti alla cittadinanza nella forma associata, perché vi sia un voto consapevole. Ora, l'onorevole Palese, che è sempre modesto, perché la legge regionale in questione, la prima del 2014, venne approvata dal Consiglio regionale all'unanimità, e i consigli regionali difficilmente approvano le leggi regionali all'unanimità per tutta una serie di ragioni, e nonostante quella legge regionale fosse stata proposta da due consiglieri regionali del PD, tra cui anche l'allora capogruppo del Consiglio regionale Antonio De Caro, io da buon mediatore mi rivolsi a loro per dire: questa è una legge che non è targata al PD, ma una legge che fa gli interessi della comunità. E sapete come è andata a finire? Che quella legge è stata approvata unanimemente dal Consiglio regionale, perché Rocco è anche un uomo delle istituzioni, quando c'è da fare battaglia la fa, quando c'è da portare acqua al proprio mulino la fa con tutti i politici, quando c'è da approvare provvedimenti che riguardano tutti, e guarda caso oggi riguarda anche il proprio comune, Rocco Palese ha fatto il suo dovere, ma non ha detto tutto, perché ha in animo di fare, mi auguro, una bella sorpresa allora quando verrà iniziata la discussione della legge di stabilità 2018, siccome lui è vicepresidente della commissione bilancio della Camera, sa dove
virgola, e le virgole sono importanti anche nell'ambito giuridico, che possono esaltare o bloccare il processo anche di fusione dei comuni, che è sotto la lente di ingrandimento anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nella proposta del disegno di legge che ha fatto ha già acceso un faro sulla fusione dei comuni. Però cosa? Quello che deve fare, la legge di stabilità dovrà essere approvata quando? Entro il 20 dicembre, quindi avremo modo di vederci. Concludo dicendo che oggi è l'inizio più istituzionale di un percorso. Io svolgo semplicemente un ruolo tecnico e formativo, perché sono tanti anni che mi occupo di questa materia. Spetterà in primis ai consiglieri anche farsi portavoce dei pro e dei contra questo istituto giuridico, ma soprattutto a voi, nelle forme singole e associate, di comprendere la bontà della fusione dei comuni, perché ormai comuni molto piccoli, soprattutto tra Quarica e Presicce, che sono non soltanto territorialmente attaccati, però sostanzialmente attaccati, credo, ma è un mio giudizio personale, abbiano molto da guadagnare dalla fusione dei comuni e poco da perdere qualora vi sia questo momento aggregativo. Poi ci saranno delle elezioni democraticamente indette che determineranno quale debba essere la nuova guida del comune, che probabilmente, non so come si chiamerà, quale Presicce, insomma, lo stabilirete voi, ma sicuramente avrete fatto un passo in avanti, e il vostro passo, se andrà nelle situazioni positive, sono convinto che avrà anche emulazione. E se la Regione Puglia, concludo, in primis il Presidente Emiliano, darà ancora linfa attraverso una propria cabina di regia a questo processo aggregativo, anche la Puglia recupererà il tempo perso, perché pensiamo che molte altre regioni, come l'Emilia, come il Piemonte, come la Liguria, come il Lazio, sono molto avanti ai processi di fusione, hanno intercettato grossissime risorse finanziarie che il Governo e il Parlamento hanno messo a disposizione, e credo che le risorse finanziarie in più non facciano male a nessuno. Grazie dell'attenzione.